Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. Tragedia a Comano in Lunigiana. Nel pomeriggio di oggi una donna di 71 anni è precipitata da circa 50 metri da un ponte in zona passo del Lagastrello, perdendo la vita. Purtroppo le condizioni meteo avverse delle ultime ore e la zona impervia in cui è avvenuta la tragedia hanno impedito l'arrivo dell'elisoccorso e stanno rendendo difficoltoso il recupero della salma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. E andiamo insieme adesso a leggere gli ultimi dati sull'andamento epidemiologico da Covid-19 con l'aggiornamento per quanto riguarda la regione e la provincia. Sono 16.957 nuovi casi di positività di oggi in Toscana con ben 11 decessi. Nell'azienda USL Toscana Nord-Ovest sono 5.578 nuovi casi positivi. E in provincia di Massa Carrara sono 766 i casi in più, oltre in totale i casi positivi che sono 22.013. Le persone ricoverate in terapia intensiva in tutta la regione toscana sono 90. Gli indici di saturazione delle aree mediche non intensive ed intensive è rispettivamente del 17,31% e del 15,79%. Ciò potrebbe significare l'entrata in zona gialla per la regione toscana. Per fronteggiare la crescita richiesta di tamponi e contrastare i disservizi riscontrati dagli utenti circa la difficoltà di prenotazione, il presidente Eugenio Gianni ha comunicato che dalla giornata di oggi alle ore 15 di ogni giorno verranno caricate nuove disponibilità di tamponi sul sito regionale prenotatamponi.sanita.toscana.it. Restiamo in tema di Covid, troppi autisti malati o in quarantena, quindi servizio a rischio. Autolinee Toscane cercherà di concentrare il personale sulle corse per gli istituti scolastici e pendolari. Sentiamo insieme tutti i particolari in questo primo servizio. È in crisi il settore del trasporto pubblico locale a causa degli eccessivi contagi e dei tempi di quarantena. Sono infatti oltre 530, come affermato da Gianni Bacchelli, presidente di Autolinee Toscane, gli autisti mancanti a causa della pandemia. Ciò rischia di aggravarsi ancora di più con l'imminente riapertura delle scuole. Autolinee e i suoi dipendenti ce la starebbero mettendo tutta per garantire un servizio quanto più possibile adeguato. L'azienda ha infatti confessato di aver chiesto un notevole sforzo ai propri autisti, che starebbero rinunciando alle proprie ferie e facendo molti straordinari. Tuttavia, visto l'aumento sempre crescente di casi, ciò potrebbe non essere sufficiente. Purtroppo siamo quasi certi che non sarà abbastanza per garantire il servizio completo al ritorno dell'orario scolastico con la riapertura delle scuole, ha riferito il presidente Bacchelli. Per questo da giorni stiamo riorganizzando il servizio per poter garantire dal 7 gennaio le corse in orario scolastico e nelle ore di punta per i pendolari che vanno e tornano dal lavoro. Il messaggio è chiaro e trasparente: fuori da queste fasce è molto probabile che ci saranno meno bus in circolazione, sia in ambito urbano che extraurbano. Faremo tutto il possibile, ha continuato il presidente, ma la situazione è di emergenza. Il personale di Autolinee Toscane in questi giorni ha dovuto infatti riprogrammare il servizio via via che arrivavano le comunicazioni del personale assente, perché positivo in quarantena, con criticità ovunque, ma soprattutto in ambito urbano. Un processo che è andato avanti lungo tutto il giorno, al ritmo fino di 3 autisti all'ora, che non potevano lavorare. Ed ogni autista che manca, come spiegato da Autolinee, in ambito urbano, complica l'organizzazione non di un turno soltanto, ma essendo legato ad altri turni, fino a 4-5 corse contemporaneamente. Una rincorsa a caccia di sostituti che ovviamente non si trovano per Autolinee Toscana, visto la nota carenza di personale. Per questo l'azienda sta cercando di accelerare la campagna delle 200 assunzioni che ha lanciato qualche settimana fa, aprendo un portale per semplificare la selezione. Faremo di tutto per salvare i servizi scolastici, concentrando il personale presente sugli orari di aumento delle corse per gli studenti, conclude Bacchelli, e ricalibrando, attraverso una modifica in tempo reale, eventuali bus che potrebbero essere utilizzati in attesa di verificare l'efficacia delle nuove misure prese dal governo.
Hub di Carrara Fiere, secondo la lega di massa è poco funzionale e il numero di vaccini effettuati non giustificherebbe lo spostamento di sede dall'ex ospedale di Massa. Presentata interrogazione a Gianni e all'assessore Bezzini. Ascoltiamo i particolari. L'hub di Carrara Fiere non sarebbe funzionale, il numero di vaccini eseguiti non giustificherebbe il trasloco avvenuto lo scorso 11 dicembre dall'ex ospedale di Massa. A sostenerlo è la Lega di Massa, che ha deciso di intervenire in merito al recente spostamento dell'hub vaccinale. Interrogando, tramite il capogruppo regionale della Lega Elisa Montemagni, il presidente Gianni e l'assessore alla sanità Simone Bezzini per fare chiarezza sulla situazione. L'hub sarebbe stato trasferito dall'ex ospedale al padiglione E di Carrara Fiere perché il vecchio ospedale poteva sostenere soltanto fino a 700 somministrazioni al giorno, con apertura dalle 9 del mattino fino alle 18 di sera, garantendo però costi contenuti di gestione, in quanto struttura in possesso dell'USL. Nella nuova sede del centro vaccinale a Carrara risulta invece che nei primi due giorni siano state somministrate in una fascia oraria dalle 8 alle 20 1924 vaccinazioni. Nella nuova sede del centro vaccinale a Carrara risulta invece che nei primi giorni siano state somministrate in una fascia oraria dalle 8 alle 20 1904 vaccinazioni, precisamente 958 il sabato e 946 la domenica, di cui il 78% erano rientranti nel quantitativo delle terze dosi. È dunque ipotizzabile, secondo la Lega, che per arrivare a 1000 vaccinazioni al giorno sarebbe bastato eguagliare l'orario di apertura del centro vaccinale massese a quello di Carrara Fiere. A tal proposito, il trasferimento dell'hub vaccinale dal vecchio ospedale al centro Carrara Fiere, alla luce dei numeri riportati dal partito, non contribuirebbe alla campagna vaccinale in modo tale da giustificare un aumento dei costi elevati di gestione rispetto all'ubicazione precedente, come quelli derivanti dalla vecchia convenzione tra ASL e IM Carrara Fiere, che al 30 settembre scorso richiedevano alla ASL circa 1000 euro al giorno solo di affitto. L'ex ospedale di Massa non ha invece costi di affitto perché è di proprietà dell'ASL. Alla luce di ciò, il partito di Salvini reputa incomprensibili le motivazioni per cui si sia presa la decisione di spostare dalla struttura al centro vaccinale, che, a proprio parere, garantiva una maggiore efficienza e funzionalità a costi sicuramente meno elevati. Per queste ragioni, la Lega ha protocollato un'interrogazione in Regione per conoscere il numero reale dei vaccini somministrati all'hub di Carrara Fiere dopo l'ultimo spostamento, la media dei vaccini effettuati giornalmente, i costi sostenuti per l'affitto a seguito della nuova convenzione tra ASL e IM Carrara Fiere per il trasferimento e il mantenimento del centro vaccinale e inoltre vuole sapere se sono previsti ulteriori spostamenti futuri. Contagi in aumento e ripresa scolastica imminente. Il comune di Pontremoli ha deciso di iniziare una nuova campagna di screening per alunni, genitori e personale scolastico. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Non si ferma la nuova ondata di contagi che sta investendo l'intera popolazione, amplificata anche dalle recenti festività natalizie. Il comune di Pontremoli, per questo motivo e per l'imminente riapertura delle scuole, ha deciso di riprendere la campagna gratuita di screening, finalizzandola esclusivamente ad alunni, genitori, insegnanti ed operatori scolastici. Ciò avverrà, come spiegato dall'assessore all'istruzione e politiche educative, Annalisa Clerici, per favorire un rientro a scuola il più possibile sicuro e sereno. Lo screening si svolgerà in due differenti giornate, diversificato a seconda delle scuole di appartenenza e rivolto a tutti coloro che frequentano istituti del territorio, ma anche a giovani residenti nel comune di Pontremoli iscritti presso istituti al di fuori dei confini comunali. Giovedì 6 gennaio toccherà nello specifico allo spazio antistante all'ingresso di Istituto Tifoni, lato via Ordenzo, e domenica 9 gennaio invece toccherà al liceo classico vescovile. I test, entrambi i giorni, verranno eseguiti dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 17. Chi presenterà sintomi riconducibili al Covid-19 o chi avrà in corso per disposizione di ASL il regime di quarantena o isolamento non potrà sottoporsi al tampone rapido così organizzato, ma seguire con scrupolo le indicazioni del proprio medico o dell'ASL. I minori infine dovranno essere accompagnati dai relativi genitori. Per usufruire del servizio sarà necessaria la prenotazione chiamata
chiamando il numero 0187 4601 235. Possibile chiamare dalle 8 alle 15. Sarà poi indispensabile arrivare alla postazione di Drautrow, allestito spazio antistante l'ingresso dell'Istituto Tifoni, muniti della modulistica compilata e sottoscritta, che è scaricabile dal sito del Comune di Pontremoli. In caso di tampone positivo, questi test saranno ritenuti validi ai fini dell'apertura dei provvedimenti di sanità pubblica da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e verranno inseriti nel portale della Regione Toscana. Nel frattempo, i pazienti dovranno considerarsi infetti e contagiosi, informare subito il proprio medico curante e porsi in isolamento. Cambiamo adesso argomento. È stato presentato il progetto di riqualificazione del parco di Villa Rinchiostra. Prevede il ripristino delle fontane e molto altro ancora. Il sindaco Persiani e l'assessore Guidi hanno inoltre ribadito che verranno tagliate soltanto le piante ritenute malate. Vediamo. È stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa il progetto di riqualificazione del parco di Villa Rinchiostra. Erano presenti il sindaco di Massa Francesco Persiani, il vice sindaco Andrea Cella e l'assessore lavori pubblici Marco Guidi. Durante la conferenza sono stati spiegati nel dettaglio gli interventi di riqualifica. Verranno infatti ripristinate le fontane, verrà creata un'area giochi per bambini e verrà rimossa l'area dedicata ai vecchi tennis. La conferenza è stata inoltre l'occasione per rispondere ad alcune critiche mosse soprattutto dall'Associazione Italia Nostra in merito al taglio delle piante nel parco al fine di attuare il progetto. Come spiegato dall'assessore Guidi e dal sindaco Persiani, il taglio degli alberi verrà supervisionato da parte della sovrintendenza, che si avvarrà di un agronomo. Le piante che verranno tagliate, come spiegato dall'assessore, non saranno 80 come invece prevedeva il progetto originale del 2017, ma verranno eliminate soltanto quelle che andrebbero a compromettere l'esecuzione progettuale. Per la maggior parte si tratterà di arbusti e piante malate. I lavori verranno inoltre supervisionati da un archeologo, il cui parere è obbligatorio per un intervento di questo genere. Come vedete, non prevedrà assolutamente il disboscamento dell'area. Anzi, verrà preservato, verrà migliorato, verrà semplicemente razionalizzato e reso più fruibile e più vivibile. Quindi riteniamo che questo progetto, che è finanziato da tempo, che è all'interno del bando delle periferie, è un progetto non di iniziativa nostra ma che abbiamo ereditato, che abbiamo però condiviso, perché se c'è un progetto bello, interessante per tutti, per la comunità, noi siamo pronti a portarlo avanti e sostenerlo, proprio perché nell'ottica che il bene comune deve prevalere e che comunque io personalmente ritengo un bel progetto. Ecco che abbiamo voluto un po' fugare un po' tutti quei dubbi, quelle perplessità che erano emerse nei giorni scorsi, per cui si parlava di abbattimenti, di alberi, addirittura si parlava di 80 alberi. Beh, vorrei tranquillizzare tutti, il tutto non è quello che viene narrato in questo momento, non è così, vengono estrapolati dei dati un po' in maniera impropria e quindi poi costruito una realtà virtuale che non corrisponde. Vorrei semplicemente anche dire a tutti i nostri concittadini che il Parco della Rinchiostra, insieme al bellissima villa, è un bene vincolato, è un bene monumentale, un bene che quindi è vincolato e è protetto dalla Soprintendenza delle Belle Arti. Quindi è la Soprintendenza che ha dato l'autorizzazione alla realizzazione di questo progetto. Ci saranno degli step in cui verranno valutati le poche alberature o i pochi arbusti che permetteranno la riapertura di questi viottoli a raggiera che ricordano un po' il passato, così come delle vasche. Poi ci sarà una seconda fase in cui, sempre previa autorizzazione della Soprintendenza, andremo a valutare le altre piante, quelle malate, quelle pericolanti, e quindi eventualmente abbattere quelle, con una successiva già prevista di conseguenza ripiantumazione invece di tante essenze arboree che sono importanti, che rappresentano, che costituiscono l'essenza del parco, che come tale verrà preservato. Quindi non sarà il giardino all'italiana o qualcosa di inospitale o qualcosa di che non potrà essere fruito. Come vedete, si tratterà di una visione moderna che riporta però alla visione antica del passato. Tutto questo, ripeto, sotto la vigilanza attenta non soltanto nostra, non soltanto di coloro che realizzeranno, ma anche della Soprintendenza, che monitorerà ogni singolo punto. Ecco, oggi volevamo illustrarlo in maniera così chiara, magari per chi in questi anni gli fosse sfuggito, e poter in questo modo anche dare la nostra versione dei fatti e chiarire a tutti. Poi ognuno rimarrà della propria idea, però ecco, questo è quello che
accadrà quello che metteremo in atto. Riteniamo che i lavori possano, insomma, quantomeno essere affidati entro questo mese di gennaio, e quindi io penso che già nel 2022 questi lavori inizieranno. Credo che questo sarà un momento importante, perché restituiremo alla città veramente un parco più bello, più fruibile. Ci saranno anche delle aree gioco per le famiglie, per i bambini, ci sarà anche un'area, un percorso sensoriale, ci saranno il ripristino delle fontane, insomma ci sarà una bellissima visione di un monumento, di una villa che per noi è veramente un patrimonio importante da preservare. Nella trattazione del Consiglio Comunale di Massa, avvenuto lunedì sera, Luana Mencarelli di Movimento 5 Stelle ha portato due interrogazioni che a proprio parere non hanno ricevuto risposte adeguate. La Mencarelli necessitava risposte circa la rinaturalizzazione dell'area del Parco dei Conigli, con la dovuta messa in ripristino di recinzioni e l'obbligatoria ripiantumazione. L'altra interrogazione denunciava la situazione rifiuti di via Acquale. Ecco, per entrambe le interrogazioni la Mencarelli sostiene di non aver ricevuto risposte attese. Ci fermiamo adesso un momento per lasciare spazio alla pubblicità, ma voi restate con noi per altre notizie tra poco. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Della vita avremo cura dell'ultimo viaggio, con esperienza, dignità e rispetto. Onoranze funebri Salvatori 340 188 6511. Siete alla ricerca di idee regalo per queste feste? Benvenuti da MB Garden. Piante, lanterne, centrotavola, cesti e le nostre nuovissime confezioni regalo, in cui puoi abbinare eccellenze del territorio come oli e vini alla tua pianta preferita. MB Garden, via Aurelia Ovest, Massa. Sempre un Natale speciale. In peggioramento nel corso della giornata di oggi, mercoledì 5 gennaio, per l'ingresso di una perturbazione di origine nord atlantica che porterà pioggia, locali temporali, neve anche a quote collinari e mari mossi o molto mossi. Un nuovo codice giallo sarà invece in vigore dalla mezzanotte fino alle 13 di domani, giovedì 6 gennaio.
Nella notte e nella mattinata di giovedì sono previste forti precipitazioni sulla dorsale appenninica e sulle province centro-meridionale, neve anche a quote collinari, vento forte da nord-est, Appennino settentrionale e vallate sottovento. Torniamo ad occuparci di sanità. A causa dell'ormai nota carenza di medici a livello nazionale e regionale, anche sul territorio dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest, nelle ultime settimane si sono registrate difficoltà nella copertura del servizio di continuità assistenziale, la guardia medica. Per fronteggiare la pandemia, l'azienda USL ha attivato delle sedi limitrofe, una misura che dovrebbe essere eccezionale ma che adesso viene attuata in modo strutturale in virtù di un accordo con la continuità assistenziale. Grazie a questo provvedimento, anche in vista del prossimo fine settimana, quello che segue le festività dell'Epifania, in tutta la ASL al momento non risultano zone scoperte. Inoltre, per tutto il mese di gennaio è stata potenziata con un'unità di personale in più nei festivi e prefestivi la centrale di Livorno per incrementare la capacità di fornire risposte telefoniche alla cittadinanza. A Massa Carrara, assegno unico universale per 31.000 figli. Paca con diretti attiva servizio prenotazione online che riduce i tempi di attesa e rischio assembramenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere in questo servizio. L'assegno unico universale interesserà nella provincia di Massa Carrara circa 31.000 figli, tra bambini e ragazzi fino ai 21 anni di età. È la stima di Coldiretti Massa Carrara in relazione all'avvio delle domande per l'assegno unico che accompagnerà i figli dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni, a patto che i ragazzi studino, facciano tirocini con redditi minimi o siano impegnati nel servizio civile universale. La corsa per beneficiare alla nuova prestazione di sostegno è subito decollata nei patronati di Epaca Coldiretti in tutto il territorio provinciale, dove si sono già registrate molte richieste di informazioni, tanto è l'interesse nei confronti di una misura per il quale si può già far domanda, ma che sarà erogata dal mese di marzo 2022. Per far fronte alle molte richieste, come spiegato dal responsabile del patronato, Roberto Scudellari, è stato attivato anche la prestazione online, così da evitare attese e file anche alla luce dell'emergenza sanitaria. È già possibile prendere appuntamento anche per l'elaborazione del modello ISEE. Per prenotarsi basterà collegarsi al sito coldiretti.simplybook.it. L'assegno unico, spiega Coldiretti, è una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari con i figli minorenni o figli di età inferiore ai 21 anni, con determinate condizioni, o figli a carico con disabilità senza limiti di età, che ne faranno richiesta mediante l'apposita domanda. L'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori. La prestazione è erogata per 12 mesi, a partire dal 1 marzo 2022 al 28 febbraio del 2023 e la domanda dovrà essere ripresentata alla scadenza. L'assegno unico, come chiarisce Coldiretti, spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e senza limiti di reddito. L'importo dell'assegno è commisurato sulla base dell'ISE, tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISE è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo previsto per ciascun figlio. L'assegno unico, come ricordato appunto da Coldiretti, sostituisce da marzo 2022 il premio alla nascita o all'adozione, l'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanelli, l'assegno di natalità e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Per i mesi di gennaio e febbraio 2022 restano invariate le previgenti detrazioni fiscali per i figli a carico e i vecchi assegni a nucleo familiare. Coldiretti ricorda inoltre che per ottenere l'assegno unico è necessario avere già un ISE in corso di validità e presentare domanda telematica all'INPS anche attraverso il patronato Epaca Coldiretti. C'è tempo per presentare la domanda fino al 30 giugno 2022. Riparte il concorso nazionale di poesia religiosa San Pio X in lingua italiana e dialetto organizzato dalla parrocchia San Pio X a Massa all'interno delle attività culturali dell'Associazione Culturale ANSPI.
È uscito infatti in questi giorni il regolamento della 24esima edizione del premio, curato da Sandro Scuto, che vede come presidente il parroco Don Alvaro Giannetti. In questa edizione le sezioni sono quattro: categoria fanciulli tra i 6 e i 12 anni, giovanissimi dai 12 ai 15 anni, giovane dai 16 ai 18 e categoria adulti. Si partecipa con al massimo 3 poesie a tema religioso in lingua italiana o in dialetto con traduzione in lingua italiana. In 2 copie, una anonima e l'altra comprensiva dei dati anagrafici, email firmata. Per le prime 3 categorie la partecipazione a titolo gratuito, mentre per gli adulti è previsto un versamento di 10 euro sul conto corrente bancario. Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni sezione. C'è tempo fino al 20 marzo 2022 per inviare gli elaborati cartacei a Premio di Poesia San Pio X, Chiesa Parrocchiale, via Volta 8, 5400 Massa. Da quest'anno le poesie possono essere inviate anche per email all'indirizzo poesiasanpiodecimo@virgilio.it. E questa mattina la società Programma Ambiente Apuane ha incontrato la Befana di Montignoso, a cui ha donato delle calze ricche di dolci e golosità da consegnare ai bimbi del paese per regalare un momento di allegria e un sorriso in occasione di una festa molto sentita nella comunità montignosina. È data l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile di codice giallo per domani. Andiamo dunque a vedere insieme nel dettaglio che tempo farà. Previsioni per giovedì 6 gennaio. Nuvolosità intensa, temperature in diminuzione, venti sostenuti e mare mosso. Previsioni per venerdì 7 gennaio. Cielo sereno, temperature minime in calo, venti moderati e mare poco mosso. Andamento nei giorni successivi. Stabile e soleggiato, temperature in calo, venti deboli o moderati e mare mosso. Per informazioni visitare il sito www.meteoapuane.it. E con il bollettino termina questa edizione. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime. Buona serata.